di Confartigianato è formato da tante componenti, una componente estremamente importante perché non è soltanto memoria storica, ma è anche ancora in piena attività in campo sindacale, è quella dell'ANAP. L'ANAP è l'associazione dei pensionati, pensionati non solo dell'artigianato, perché all'ANAP possono aderire anche pensionati di Di altre piccole categorie. imprese che abbiano lavorato sul territorio della nostra provincia di Cuneo. Il presidente dell'ANAP di Confartigianato, Giuseppe Ambrosoli, è qui con noi. Buonasera. Buonasera Parliamo di a voi. ANAP e soprattutto io andrei proprio sul settore sindacale, perché voi fate sindacato, fate un sindacato specifico per i pensionati delle piccole imprese. È un sindacato che va a toccare dei dati sensibili, dei settori sensibili, come può essere quello della sanità, ad esempio. Una sanità che purtroppo ha avuto dei grossi problemi e noi conosciamo problemi soprattutto di fare budget, di riuscire a coprire le spese e i costi, ma che deve in ogni caso dare un buon servizio, soprattutto a un'utenza che è nella fase più fragile, come può essere l'anziano e il pensionato. Ecco, che cosa chiedete voi alla sanità oggi? Ecco, noi alla sanità oggi chiediamo praticamente dei servizi, dei supporti più capillari, specialmente anche per i non autosufficienti che vengono curati in casa, e quindi su questa linea chiediamo, cioè, ripeto, ma veramente avere la massima efficienza per quanto riguarda il supporto da parte di assistenti sociali, da parte di badanti, da parte di infermieri, prima di tutto, per dare un supporto valido e nello stesso tempo che tranquillizzante per i nostri soci. Perché su questo punto poi noi abbiamo un altro problema, che si evidenzia notevolmente, che sono le liste di attesa per i vari servizi che devono ricevere, per le varie cure e per le varie prove, cioè prove nello stesso tempo, analisi che devono fare. Questa roba è un'altra cosa che praticamente viene a pesare notevolmente, perché abbiamo tempi di attesa che sono lunghissimi, sono addirittura quasi di un semestre. Ecco, le liste d'attesa sono una problematica purtroppo che tocca tutte le sfere sociali, ma naturalmente pesa di più sull'anziano, sul pensionato, perché ha più accessi anche alle varie strutture sanitarie e quindi per fare controlli ed esami è ovviamente penalizzato se deve attendere tempi troppo lunghi. Quindi un appello a quello che fate voi a cercare di intervenire proprio sulle liste d'attesa. Attesa, dando soprattutto un'attenzione particolare a delle priorità che possono essere priorità anche legate alle patologie. Legate alle patologie, perché poi legato a questo abbiamo anche il problema trasporti, dato che abbiamo una zona molto ampia e quindi che è sempre meno servita dai trasporti pubblici, molte persone, molti soci hanno veramente delle difficoltà, perché qui ci leghiamo anche per esempio al fatto pensioni, dove le pensioni sono molto contenute per vari motivi. E quindi su questo punto crea un maggiore sforzo, un maggiore impegno, ma veramente è molto condizionante. Quindi una maggiore attenzione all'anziano in tutti i sensi, ma naturalmente sulla sfera della salute, questa è prioritaria, perché si sa bene che con l'andare avanti nell'età le problematiche, sanitarie diventano veramente estremamente prioritarie nella nostra quotidianità. Quindi aiuto, sostegno, servizi efficienti, perché poi in Esatto, fondo l'appello sta sempre lì, vero Presidente? È nell'avere dei servizi efficienti. efficienti. Servizi efficienti per coloro che hanno bisogno di aiuto, per coloro che non sono più in attività ma hanno bisogno di accompagnamento in quella fase della loro vita. Ma ci sono dei soci dell'ANAP che pur essendo pensionati sono ancora brillanti e attivi e continuano a lavorare. Ecco, qui entriamo in una sfera diversa, non Sì. è tanto il discorso sanitario,
ma quanto il discorso fiscale, il discorso di dare un sostegno al pensionato ancora lavoratore, non andando a pesare e aggravare ancora di più con le trattenute fiscali. Esatto. Perché? Cosa succede, Presidente, quando un pensionato continua a lavorare? Ecco, per vari motivi noi abbiamo una percentuale di soci pensionati che devono continuare a lavorare. Lo possono fare per volontà, per soddisfazione, ma la maggior parte lo fa per necessità. E qui viene penalizzato, perché qui è da tempo che noi facciamo una lotta. È una lotta, per dire, facciamo un'azione impegnativa e molto diciamo penetrante, per il fatto di dividere il reddito da pensione dal reddito di impresa, perché normalmente in tutti gli stati europei la pensione viene tassata su una linea e poi il reddito di impresa su un'altra linea, perché a differenza di questi stati, l'Italia cosa fa? Fa il cumulo, quindi chi ha un reddito di pensione poi a fine anno o quando farà il 730 o l'F24, quindi viene cumulato al reddito di impresa, quindi le porta un aumento di percentuale di tassazione che è in certi casi, ma diciamo nella maggior parte dei casi, molto rilevante. Ecco, tutti questi conti, questi bilanciamenti anche sui redditi, è possibile avere qualcuno che verifichi tutto questo in ambito associativo, così che gli associati dell'ANAP possano tranquillizzarsi oppure attivare delle strategie nuove per riuscire ad avere insomma un tornaconto nel loro impegno professionale, ovviamente non a scapito della pensione. Certo, non a scapito. Su questo punto noi abbiamo appunto l'associazione, la Confartigianato, dove abbiamo il nostro patronato, che per quanto riguarda tutti i punti, ma per quanto riguarda specialmente il servizio di pratiche pensionistiche, dove possono rivolgersi al nostro patronato. Per quanto riguarda il punto che ho detto prima sul fatto del cumulo di pensione, abbiamo il reparto specializzato per quanto riguarda la fiscalità, e quindi anche qui possono avere, tutti i nostri soci possono avere gratis, naturalmente noi abbiamo una tessera base, e quindi dico possono avere gratis tutta la consulenza dei vari settori che hanno necessità, quindi pensioni, pratiche varie, pratiche sanitarie e pratiche fiscali. Quindi insomma l'associazione è sempre presente, segue gli artigiani non soltanto in attività ma anche gli artigiani pensionati, e perché no, gli artigiani pensionati in attività. Ecco, l'ANAP quindi ha una spiccata presenza all'interno della Confartigianato di Cuneo per quanto riguarda gli aspetti di cui abbiamo appena parlato, ma è anche un momento di aggregazione. Certo. Avete sempre un calendario, perché voi dovete sapere che all'inizio dell'anno, anzi a fine anno in genere, si presenta già quella che sarà l'attività sociale per l'ANAP dell'anno successivo. Esatto. E anche quest'anno di attività ce ne sono proprio tante. Sì, quest'anno le abbiamo aumentate ancora, perché prima avevamo periodicamente delle attività, quest'anno le abbiamo portate a una periodicità mensile. E anche per soddisfare di più, sperando di accontentare i nostri soci nei vari settori, quindi abbiamo guardiamo alla cultura, guardiamo alla sanità, come dicevo prima, e quindi facciamo anche qui dei convegni sul fatto di come vivere, di come stare bene, di come sviluppare l'attività dei senior. E oltre a questo abbiamo dei momenti conviviali dove abbiamo delle gite, dove facciamo delle gite anche giornaliere, specialmente anche rapportato ai costi, e poi abbiamo dei soggiorni che praticamente si diversificano per l'Italia, perché questi sono un po' organizzati da noi come zona, e un'altra parte ci sono dei soggiorni organizzati direttamente dalla nostra ANAP nazionale, esempio il soggiorno estivo per i senior.
Ecco, quindi insomma un panorama molto articolato e variegato che però va a soddisfare un po' tutte le esigenze degli associati. Associati che sono più di 4.000. Che sono più di 4.000. Ecco, quindi un numero consistente. Avete anche relazioni con altre associazioni di pensionati delle altre categorie, degli altre realtà economiche? Sì, abbiamo, a parte il rapporto che abbiamo con le altre regioni, perché noi avendo una struttura piramidale e quindi avendo la massima autonomia regione e non solo regione ma provincia per provincia, siamo collegati appunto e vorremmo questo collegamento aumentarlo e per renderlo più proficuo e più allargato, più proficuo nel senso di dare maggiore supporto al socio. E poi abbiamo i contatti con le altre categorie. Le altre categorie che, e qui praticamente prevale il fatto del coordinamento del CUPLA, dove siamo legati al collaboriamo con la Coldiretti, collaboriamo con i 50 più che sono i commercianti. Col commercio. Io l'ho presentata come presidente dell'ANAP di Confartigianato Cuneo, ma lei è anche da poco presidente regionale dell'ANAP. Ecco, ha già dato uno sguardo e anche qualche idea di coordinamento sulle varie province piemontesi? Sì, ecco qui, su questo punto qui, ritorno al punto che dicevo prima, il coordinarci nell'ambito regionale, ormai con questo con queste distanze che sembra che si accorcino sempre di più, ma non è così, però il coordinarci vuol dire sviluppare di più, ma nello stesso tempo informare di più i nostri soci, di modo che abbiano una scelta in qualsiasi settore, ma settore per dire e nella cultura e nei convegni sulla salute e nel turismo, ecco, nel turismo, ma nello stesso tempo anche nell'operatività che deve sviluppare il segno. Intanto le distanze si accorciano grazie anche alle nuove tecnologie che grazie. Sicuramente anche i pensionati ANAP hanno già conosciuto e magari utilizzano. Utilizziamo già. Ecco, anche quindi si può parlare, dialogare a distanza, ma attraverso la rete, internet, e quindi è tutto più semplice e più rapido. Più semplice e più rapido, anche se in certi momenti si evidenziano ancora delle difficoltà, perché in questo momento c'è stata la ristrutturazione della Confartigianato regionale, quindi ANAP regionale, perché ANAP ha un'autonomia sua ma fa parte della famiglia di Confartigianato. E anche qui dovremo andare a vedere, perché nonostante tutto il rapporto personale è sempre primario. E quindi insomma il suo lavoro dovrà svolgerlo anche con una presenza forse più regionale rispetto al passato. Certo. Quindi le auguriamo veramente un buon 2017, perché ci sarà veramente da rimboccarsi. E sarà molto, molto impegnativo. Ringrazio. Grazie a voi.